Ciao a tutti da Poderac, in questo progetto andremo a vedere come costruire un sensore touch a fai da te. Allora, per prima cosa, questo qua sarà più o meno il risultato finale. Allora, prendiamo un cartoncino, un filo, una resistenza da 1 mega ohm, se non ce l'avete mettetelo in serie o in parallelo qualche resistenza, un po' di carta stagnola, dello scotch. Adesso prendiamo appunto un pezzo di carta stagnola. Io ho scelto la carta stagnola perché diciamo si trova in tutte le case. Poi mettiamoci sopra il pezzo di cartoncino e lo avvolgiamo con la carta stagnola. Io ho scelto la carta stagnola perché appunto si trova in tutte le case, è più maneggevole e diciamo è semplice come materiale. Potete anche utilizzare un altro tipo di materiale, basta che sia appunto conduttore. Fatto ciò, adesso prendiamo un po' di scotch e abbiamo quasi terminato la costruzione del nostro sensore. Adesso prendiamo il filo e lo infiliamo dentro la carta stagnola in questo modo e saldiamo il tutto con dello scotch. Se avete un saldatore potete, diciamo, rendere il tutto più stabile saldando appunto il filo con l'alluminio. Ora ci basterà semplicemente collegare la nostra resistenza da 1 mega ohm sulla breadboard in questo modo, per poi collegarci all'estremità sinistra il nostro sensore che abbiamo appena realizzato, che adesso vado a prendere. Eccolo qua. Lo colleghiamo all'estremità sinistra. Sempre all'estremità sinistra ci inseriremo un filo, che adesso vi faccio vedere, sul pin 7. Prendiamo il filo. In questo modo lo mettiamo nel pin 7 e il pin 7 sarà quello che riceverà i dati dal sensore. Mentre per quanto riguarda il pin 8, sarà quel filo che alimenterà il nostro sensore e che successivamente dal pin 7 ci permetterà di leggere i valori del nostro sensore. Ovviamente lo colleghiamo all'estremità destra e ora passiamo al codice del progetto. Per prima cosa, per far funzionare il tutto, è necessario scaricare una libreria aggiuntiva che possiamo trovare a questo indirizzo sul sito ufficiale arduino.cc. Troverete il download anche in descrizione. Quindi scarichiamo questo file zip. Salva. Poi andiamo a Start documenti, Arduino, librerie, apriamo il file zip e trasportiamo le due librerie che abbiamo scaricato. Fatto ciò, andiamo in Sketch, importa libreria, aggiungi libreria. Andiamo in documenti, Arduino, librerie, capacitive sensor, apri. Una volta aggiunta la libreria, passiamo al commento del codice. Allora, per prima cosa dobbiamo dire ad Arduino con la funzione include che stiamo utilizzando la libreria riguardante il sensore touch, ed è questa stringa di codice. Poi abbiamo la funzione che ci permette di dichiarare in quali pin abbiamo collegato il nostro sensore touch. Successivamente, nel void setup dobbiamo indicare il serial begin 9600 per visualizzare i valori letti dal nostro sensore sul serial monitor. Fatto ciò, passiamo al void loop. Per prima cosa dichiariamo la costante sensor value con long, diciamo, per contenere numeri abbastanza alti, può contenere fino a un massimo di 32 bit, e con la funzione cap
sensor, capacitive sensor 30, ci permette appunto di leggere il valore del nostro sensore touch e inserirlo nella variabile sensor value. Successivamente mettiamo un serial print che ci stamperà sul serial monitor il valore che leggerà ogni volta Arduino in sensor value. E infine mettiamo un delay di 400 per non far uscire troppi numeri nel nostro monitor seriale. Adesso carichiamo il tutto e vediamo che cosa accade. Ok, ora apriamo il monitor seriale e leggiamo i valori che legge, appunto 0, 10, 24, eccetera, eccetera. Ma adesso vediamo cosa accade se tocchiamo la superficie in metallo con un dito. Come vedete, i valori salgono fino a 2000, 2200. Anche se lo sfioriamo, i valori sono sempre superiori ai 1000, 1500. Come vedete, tolgo il dito, metto il dito. Questo sensore touch funziona solo, diciamo, con le nostre mani e con, diciamo, altri metalli che appunto conducono. Se adesso provo a prendere la forbice. Se leggo i valori sono molto bassi, 50-51, mentre se metto la parte in metallo i valori sono appunto 2400, sì, sempre lì si aggira. Come avete visto, per fare questo sensore ci vogliono pochi materiali ed è semplicissimo farlo. Detto questo, spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se avete dubbi o domande, non esitate a scriverlo nei commenti. Lasciate un bel mi piace e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao ciao!